E se tre non si sono, si sono già assegnati, ovvero i titoli piloti delle restanti, ovvero quelle che non fanno parte della gara di stasera, delle restanti categorie dei nostri campionati, ovvero Sport, Master e Prime, sono già assegnati. L'unica che rimane da assegnare è la Pro League. Amici di Formula Italian Team, benvenuti nel teatro più bello per assegnare un titolo mondiale, forse non si sa, ovvero il Gran Premio di Interlagos in quel di San Paolo, Brasile. È vero, questa sera Drago Lievitato può andare a vincere il mondiale perché ha 29 punti di vantaggio su Mauro Gold, che si è complicato un po' la vita in la vita, l'ho detto alla spagnola, essendo che siamo stati in Messico, nell'autodromo dell'Hermanos Rodriguez, ovvero dopo il referto post-gara aveva parecchi giri richiesti dalla direzione di gara, infatti ha perso una o due posizioni il pilota della McLaren, mentre è rimasto lì saldo alla vittoria il buon Drago Lievitato, che appunto, come detto prima, arriva con 29 punti di distacco. Ma se questo poteva essere una favola incredibile per il pilota dell'Alfa Tauri, purtroppo è arrivata una penalità per lui per aver tagliato in qualifica, ovvero partirà dal fondo della griglia, non potrà disputare le consuete qualifiche, quindi questo potrebbe avvantaggiare il pilota della McLaren Mauro Gold. È vero che in questa pista ci sono due zone di DRS abbastanza corpose, come la zona di DRS che parte dall'Archibancadas per arrivare alla S d'Osenna e poi dopo la S d'Osenna per arrivare all'uscita du Lago, che non mi ricordo mai come si pronuncia. Ma andiamo a presentare chi sarà con me questa sera in cabina di commento in barra regia, alla fine, il buon Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Ciao Andre, ciao a tutti, buonasera, buon divertimento. Vedremo chi la spunterà tra Drago e Mauro Gold. Insomma, i pronostici danno un Drago davvero in palla, anche leggendolo sui social. Ma il solito Mauro Gold, qualche ora prima del GP, ha postato sul suo canale Hot Lap F1 2020 Brasile. Quindi entrambi in palla. Vedremo. Purtroppo la matematica sarà un po' crudele, però vedremo, dai. E se i social nella vita reale, negli sport reali, fanno un po' da guerra psicologica, non fa di meno neanche il buon forum di Formula Italian Team. Quindi io vi rimando proprio al nostro canale Instagram. Siamo ovviamente ovunque: Instagram, Facebook, Twitter, ci manca solo Snapchat. Poi abbiamo fatto tutti i social, però vi rimando al nostro canale Instagram, Formula Italian Team, per vedere qualcosina, per andare a vedere qualche scatto, qualche giro veloce dei piloti, magari anche qualche cosa che vi siete persi, ecco, durante le gare. È molto molto divertente e soprattutto arriviamo qui in Brasile senza giri richiesti perché non abbiamo presentato ancora l'uomo che farà parte della direzione di gara perché ha dei problemini tecnici, quindi appena arriverà vi sveleremo chi sarà il direttore di gara. Siamo a 8 minuti alla fine delle qualifiche con Cartista 98 CRG in pole position in 1.6950, l'unico pilota a scendere sotto il muro dell'1.7. Poi troviamo Alesi in 1.7085, Zeta Pro Mauro in 1.7106 e Mauro Gold in quarta posizione in 1.7125, ovvero molti piloti, anzi quattro, ci mettiamoci anche Flaminio e Ganu. A questo punto anche Giovi Birillo sono tutti molto vicini, ecco, Sì, quindi assolutamente. Advan Seppel in 1.73, quindi ovviamente si fa poco la differenza qui in Brasile, perché è una pista, diciamo, non tanto tecnica, però ci sono poche curve, pochi posti dove fare la differenza, però questa gara bisogna essere molto 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 costanti perché l'errore è dietro l'angolo. Beh, la classica pista che ne sbagli una, ne sbagli tutte. Perché il T2, se imposti male la Pinerigno, arrivi leggermente lungo alla ferratura, hai già buttato tutto il giro, perché bisogna portare tantissima velocità. Intanto Mauro Gold nel suo giro sta andando a chiudere, si migliorava nel T1, vediamo se riesce a salire in prima fila. Vediamo, e sì, e lo fa con un gran tempo. Mauro Gold in 1.6854 si piazza in virtuale pole position quando mancano 6 minuti e 45 secondi. Una pista che, come diceva il buon Raffaele, ne sbagli una, ne sbagli tutte, ma anche ha
tra virgolette, una strategia abbastanza telefonata, perché se siamo arrivati dal Messico, dove l'usura era abbastanza elevata, qui invece è tutto il contrario, ovvero c'è una gomma soft che rimane costantissima per tutti i giri ovviamente disputati per la prima parte di gara. Si potrebbe vedere addirittura una sosta, vedremo, ci saranno anche tanti piloti della Master League che proveranno a vedere di prendere un po' di spunto nelle strategie. Tanto il buon Zeta Pro Mauro in prima posizione in 1.6714, invece no, perché Cartista decide di darmi contro e si va a ripiazzare in pole position provvisoria in 1.6714. 60, 74 millesimi, 76 millesimi di distacco dal pilota in seconda posizione. Intanto aspettiamo con ansia il buon Andre, perché oddio no, ho spoilerato il finale. Seppo che intanto è salito in quarta piazza, stanno arrivando un po' di tempi. Berillo dopo. Occhio Berillo. Eh sì, a 40 millesimi dalla posizione di Mauro Gold. Si è migliorato, è salito in sesto. Bella qualifica comunque, lo dicevi bene in apertura che i tempi possono essere tutti quanti lì. Si è migliorato anche Dado Izzi, terzo. Eh sì, attenzione, intanto impazza la, anche la battaglia per l'ultimo posto delle finals, essendo che ormai il mondiale è una cosa a due, sembra indirizzato per la scuderia di Faenza. Abbiamo Zeta Pro Mauro consolidato al terzo posto e poi una quarta posizione che ci dicevano un po' tutti non volere, però si sa sempre con le parole, tutti non vogliono immischiarsi in queste finals, poi invece quando corrono in questo evento danno sempre il meglio di loro i buoni piloti che stanno appunto competendo per questa ultima posizione, per questa quarta posizione. Sarebbe l'ultimo accesso delle finals, ovvero Dado Izzi, Birillo Dog e Flaminio, questi i tre piloti più papabili per questo quarto posto, con Birillo Dog che vede davanti a tutto questo terzetto, dietro il pilota suo compagno di squadra Dado Izzi e poi Flaminio distaccato di non tanto 12 punti, però comunque siamo arrivati alla fine a due gare dal termine, quindi 12 punti possono essere abbastanza, si vedrà questa sera. Alesi un po' più staccato, ancora non matematicamente fuori dalla zona finals, però molto molto difficile che possa arrivare in quarta posizione, sopravanzare soprattutto Birillo Dog, che l'abbiamo visto molto 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 bene nelle ultime uscite. È stato un piccolo errore di Overbus alla Zhongkao, a proposito di Overbus, di piloti un po' tra virgolette in difficoltà nelle retrovie, però insomma, come spesso si dice, per esserci un vincente devono esserci altrettanti, almeno un perdente più tutti gli altri, insomma qualcuno deve pur arrivarci secondo. Premio Matteo Profilo in 13ª posizione, Matteo Profilo confermato insomma, come pilota wildcard, proviene dalla Formula Open. Ci sono anche in pista le terze guide, poiché torna in pista anche Kaiser Matta e Racing Point, vista l'assenza di Lele Salva. E aggiungo anche che Mike Mai non sta disputando la qualifica insieme a Drago Lievitato, poiché anche lui ha una penalità per punti licenza. Matteo Profilo intanto entra in top 10 con lo stesso tempo di Giovi, tra l'altro. Eh sì, si rivive, anzi io qua, attenzione, vediamo, perché Flaminio è a 0.58, Giovi e Matteo Profilo sono a 0.59, io non ho mai visto tre piloti in un millesimo. È bellissimo tutto ciò, è veramente fantastico. Intanto sono arrivati addirittura in due, ne aspettavo uno ma sono arrivati in due, il buon Ernesto Coppola Mister X. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E anche Andrea Badolato, ve lo sentite respirare, sembra la tramontana d'inverno. Sì, la tramontana, che stavo sorridendo perché se mi mandate un invito così entro più facilmente. Molto che volentieri, la team molto voluto, mi ha voluto bene questa sera. Allora, mando un invito. No, tutti. Sono arrivati, perfetto, grazie. Sono arrivati. Intanto 2 minuti e 16 alla fine delle qualifiche, con Ganu che si sta migliorando in questo momento. Fatto un piccolo, andiamo a vedere il pilota della Haas. È andato molto lungo. Sì, infatti vai box. Non credo che riuscirà a fare il consueto ultimo stint, a meno che non ci sia il bug del minutino extra. Advance Apple intanto sarà il primo a tentare il giro veloce. Andiamo a vedere il pilota Ferrari come si piazzerà.
C'è anche Kaiser Matte davanti a lui che sta facendo un giro, però ecco, non me ne voglia Matteo, ma Advance e poi magari anche Mauro Gold credo si sia lanciato adesso perché c'è l'unica McLaren in pista. Non Eh penso sì. sia già nel suo giro, però ecco Mauro Gold. No, procede lentamente, è Advance. Allora, possiamo seguire. E allora E sì. invece, taglio troppo interno. Mannaggia. Vediamo allora a questo punto Kaisermat, anche se non è un pilota ufficiale, comunque è un terzo pilota, fa parte della scuderia Racing Point, la novità incredibile che abbiamo portato quest'anno in pista nei campionati Formula Italian Team, un discreto sovrasterzo all'uscita della penultima curva. Vediamo il pilota della Racing Point come si piazza, 1.783, toglie 198 millesimi alla sua prestazione e si porta in dodicesima posizione. Advanceppol si rilancia, Mauro Gold va a prestare adesso il giro. Birillo Dog intanto si è migliorato di 72 millesimi. Da Dovizi in linea al T1. Cartista Perfetto invece si sta Mauro. migliorando e invece vai box. Sì? Perfetto Mauro, adesso dicendo. 61 millesimi tutto sommato in linea nel T1 il pilota della McLaren. E adesso si appresta al breve rettilineo che porta alla ferradura. Eccolo qui, molto molto caratteristica questa curva. Gioco di scia delle Red Bull con Dado Izzi, esposta la bandiera a scacchi. Dado Izzi pole. Dadovizi. 1.6.633. Birillo Dog non si migliora, ma andiamo a vedere a questo punto Mauro Gold che sta arrivando alla fotocellula del secondo settore. 62 millesimi sotto alla sua prestazione. Adesso vediamo in trazione qui molto molto pulito il pilota della McLaren. Arriva in questo momento all'archibancadas. Si appresta ad arrivare sul rettilineo finale 1.6.738, si piazza in terza posizione a 104 millesimi da Dadoizzi con Drago Lievitato che parte ovviamente 14esimo, quindi vedremo, ci sarà molto molto, metteremo la Drago Lievitato cam per vedere cosa farà il pilota Arriva Flaminio, attualmente sta in testa al mondiale. togliendo un decimino, dovrebbe puntare a Birillo Dog. 1.6.8 in quinta posizione, altra top 5 in qualifica per Flaminio. Dunque, 13 piloti in mezzo secondo. Mamma mia, bellissimo. 520 millesimi per la precisione. Drago e Mickey Mouse sarebbero sicuramente stati della partita, almeno per una top 5. Ma io credo che Drago poteva essere nella partita anche per la pole position se rispettava quello che ci ha fatto vedere nelle ultime due gare, perché è stato veramente fantastico, ma in realtà anche in Russia ha fatto praticamente una gara totalmente folle perché ha deciso di non cambiare l'ala e con un danno è riuscito ad arrivare secondo ed avere un passo incredibile. Quindi vedremo se Mauro Gold inizierà ad attaccare subito all'inizio per andarsene, molto molto difficile su questo circuito perché come abbiamo visto ci sono tanti piloti in pochi millesimi in realtà, quindi vedremo. Andiamo a vedere intanto la griglia di partenza con Dado Izzi in pole position seguito da Cartista, buona la prestazione di Lucio Manno, terzo Mauro Gold, quarto Zetta Pro Mauro, quinto Flaminio, sesto Birillo Dog, settimo Marco Ganu, ottavo Advanceppol, nono Giovi 10.06, decimo ottima top 10 di Matteo Profilo e poi a chiudere la griglia fuori dalla top 10 Kaisermat Alesi addirittura 12esimo Overboost 13esimo e poi come detto 14esimo e 15esimo Mike e Mike non potevano disputare le qualifiche. Dalla chat da Mirko consigliamo una pole, almeno immaginavo una pole sul 6,5 per Mauro Gold, invece non siamo andati su questo 6 secondi e 5 decimi, siamo rimasti sul 6 e 6, ma comunque per Mauro strano che il T1 era stato perfetto, comunque rimane molto nuvoloso il cielo sopra San Paolo in questo momento, per Mauro Gold ecco, non so se abbiamo il lap timing perché lo vedevo non funzionare, l'ho visto non funzionare e tuttora non mi Stiamo viene in mente che era così. risolvendo. Ok, perfetto, Stiamo grazie mille. cercando, sì. È come i portali luminosi sull'autostrada. Stiamo lavorando per voi, bellissimo tutto ciò. No, io
Colgo l'occasione del fatto che hai citato il meteo, ovvero è molto molto cupo, per dirvi che qui, essendo che Interlagos lo dice anche il nome, no? Essendo che è tra due laghi il buon circuito di San Paolo, attrae umidità e quindi è molto probabile che ci sia pioggia. E questa era una reminiscenza dell'università. Scusate, lo devo dire ogni anno per far felice il buon Il terreno, Raffa. com'è il terreno? Il terreno è sabbioso, il terreno è sabbioso perché è stato ovviamente portato con i sedimenti con l'acqua e quindi è molto sabbioso il terreno tra i laghi di San Paolo. Ah, Ecco, quindi quindi. se non esaura vuole iniziare una coltivazione di barbabietole da zucchero, può farlo, il Può terreno farlo vuole. assolutamente, può farlo assolutamente. La barbabietola da zucchero, come ci insegna la geografia delle medie, è ovunque, quindi nell'economia mondiale. Perfetto, dalla Tanto chat mi Paolo seguite voi due. 2553 ha riscattato un bevete e io Sì, bevo dalla. assolutamente, questo sì. Ecco, bravo, bevi. Beve per dimenticare quello che ha detto. Ci sta. Non si dimentica mai le nozioni di geologia. 6 secondi all'inizio della sessione. Tanto va che E bella io. abbiamo il multi-quality. Speriamo di averlo anche giovedì. Eh Dai, già, dai. anche ieri avevamo il multiqualifying, quindi Twitch ci sta guardando e ci sta capendo, soprattutto sta capendo gli spettatori che possono seguirci così con più veemenza. Intanto è partito il giro di formazione con Dado Izzi, che partirà ovviamente dalla pole, come citato prima, 71 giri previsti, si gira mediamente in Intanto 1,10, sì? vi comunico che il lap timing dovrebbe funzionare adesso. Perfetto, quindi ingegneri andate sul live timing, come ovviamente la procedura è la solita. Per chi fo si fosse collegato solo adesso e avesse scoperto solamente adesso Formula Italian Team, io vi consiglio di andare sul nostro sito www.formulaitalianteam.com, registrarvi e potete accedere a tutte le tempistiche del caso. Ovviamente il live timing segna ogni settore, qualsiasi passo faccia il pilota e soprattutto danni e quanti giri ha fatto con la gomma media. Quindi potete accedere a una valanga di dati, è un po' come quello che sta facendo la Formula 1 con le app, quindi siamo avanti anche noi per questa cosa qui. Stiamo arrivando alla fine del giro di formazione, giro di pronostici. Mauro Volta, Drago non vince il titolo questa volta. Drago levitata. Bene, Andre? Dado Izzi, Drago non vince il titolo questa sera. Molto bene, perfetto. Abbiamo tre vincitori diversi e due che Tanto votano per la non vittoria di Drago. Dimmi il resto. c'era una Ferrari, tanto per cambiare, che girava per i prati di San Paolo. Era Alesi, se non mi sbaglio, sì, Alesi sta arrivando adesso all'ultima curva, alla Stanno per penultima dire curva. alla nonna di Brick. Tutti con Marussia, Intanto. fuori dalla top 10, tutti con la Magna, scusami a te. No, 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 prego, perfetto. In questa volta, se in Messico avevamo visto un po' delle strategie mischiarsi, tanto da non capirci niente anche noi alla fine della gara, qui abbiamo una top 10. Tutti su gomma soft, mentre fuori dal top 10 i piloti su gomma gialla. Stiamo per partire col Gran Premio del Brasile, le luci si stanno accendendo. E si parte adesso col Gran Premio di San Paolo. Buono lo spunto subito di Dado Izzi. Vediamo se Mauro Gold tenterà subito di andare ad attaccare Battista all'esterno. Perfetto, il pilota della McLaren che va subito a posizionarsi in seconda posizione. Invece là dietro Drago lievitato, ancora ingarellato con Mike Mai. Vediamo quante posizioni riuscirà a guadagnare. In questo momento sta tentando di passare Overboost, ma invece Mike Mai, che all'esterno tenta di passarlo. Incredibile la lotta che c'è là dietro nelle retrovie. Intanto Dado Izzi, Drago lievitato, passa Overboost, Advanced Apple, passa e ripassa Giovi. Molto molto bravi, non credo ci siano danni al momento. Non so se il Zeta live timing lo segna. Pro Mauro, no, nessun danno. Zeta Pro Mauro ha sorpassato Cartista, è staccato di curva 2-4. Mike Mai che saggia il posteriore di Overboost. L'ho visto là dietro con il gruppo che è molto molto compatto. Ne vedremo cosa ne scaturirà.
Ovviamente tra gomma media e gomma soft non c'è tanto distacco. Al momento, al primo giro, la classifica recita Dado Izzi davanti, poi Mauro Gold secondo, Z Pro Mauro terzo, quarto Cartista, ha perso due posizioni, sì? Drago su Kaisermatt. Drago su Kaisermatt, ci prova all'interno, Kaisermatt ovviamente da terzo pilota, non in lotta per niente, decide di essere molto molto sportivo nei confronti del pilota dell'Alfa Tauri. Là davanti non si smuove ancora nulla, il gruppo addirittura vede 15 piloti tutti sotto al secondo, e questo sarà di discreto aiuto a Drago Lievitato, che permetterà poi non solo a lui ma anche ai piloti che hanno montato gomma media in partenza di fare un discreto undercut poi nel secondo stint. E vedremo se ci sarà solo una sosta, c'è anche da capire questo. La gara è lunga. Adesso verrà azionato il DRS con Cartista, che fa il giro più veloce in 1.11.417. Vediamo se Mauro Gold vorrà attaccare Dado Izzi, ma deve Drago, guardarsi soprattutto sì. Dietro. Attenzione, perché Z Pro Mauro è vicinissimo a Mauro Gold, infatti si fa vedere all'esterno. Vediamo se Mauro Gold protegge bene l'interno e riesce anche a difendersi molto molto bene. Ma attenzione, perché Z Pro Mauro non ci sta, e addirittura prima della ferratura passa all'interno del pilota McLaren. È stato molto molto aggressivo il pilota della Haas per riuscire ad andarsi a prendere questa seconda posizione. Tanto scusa Ernesto, prima... No, dicevo che Drago sta provando a sorpassare, sì, per essere il primo pilota con la gomma media all'inseguimento dei piloti con la sosta. Molto bene, allora torniamo là davanti, perché la situazione si sta scaldando e non poco, anche perché Mauro Gold sta iniziando a perdere qualcosina e Cartista gli è molto molto vicino. Quindi vediamo se si confermerà quello che ci ha fatto vedere nelle ultime gare. Mauro Gold è vero crollato un po', non tanto di passo ma mentalmente, ci è sembrato un po' scarico il pilota della McLaren. Errore di Matteo Profilo che alla S2 Senna fa transitare tutti gli altri, e attenzione perché Alesi inizia a staccarsi dal gruppo, un secondo e quattro nei confronti di Giovi. Matteo Profilo che gli ha fatto il buco andando Prati. Questo è molto molto importante. Anche Kaisermatt un secondo e uno da Drago Lievitato, con si porta dietro nello zainetto Overboost e mica mai. Vediamo là davanti al momento. Dicevo, adesso Drago deve attaccare. Si gira le sì. Aia. Alesi girato, attenzione! Una trasparente. È attivato il ghosting, è attivato, quindi fortunatamente non c'è stato nessun danno, ma mi ha ricordato un po' un Hamilton nel GP di Imola, che tra l'altro abbiamo seguito. Attenzione, overboost su Kaisermatt. Sì, scusami, ma adesso... Penso ci sia arrivato per inerzia, ecco, perché non ha semplicemente inchiodato la vettura, non perché ha fatto le primarce. Ma sì, certo. Comunque dicevo che adesso Drago è fuori dalla zona di RS, però davanti a lui ha Giovi. Dovrebbero fare il gioco di squadra rallentando Giovi per far rientrare di RS Drago. Vediamo quindi. Là davanti tutto cristallizzato al momento, con Mauro Gold che riesce a tenere la coda di Z Pro Mauro, che sembrava averne un pochettino di più di lui. Vediamo se intanto Dado Izzi sta tenendo bene la testa della classifica, riesce a trazionare molto molto bene. E Mauro Gold lo vedo perdere parecchio in trazione nei confronti di Z Pro Mauro. Non so se intanto Z Pro Mauro 1.11.082 al sesto giro, e Drago Lievitato 1.11.053 senza DRS e con gomma media.
appena avuto pista libera. Mamma mia, spaventoso drago lievitato che è rientrato al momento. Non ancora. No, ma è rientrato in top 10. Ah, in top 10, ma sì. 10 minuti per rientrare nel DRS. Vedremo. Cartista molto vicino e molto minaccioso nei confronti della McLaren di Mauro Gold. Andiamo abbastanza in palla il pilota della Racing Point. Poi là dietro scontro finals, ovvero Flaminio Birillo Dog con Flaminio che sta tenendo dietro il pilota, secondo pilota della Red Bull, almeno in pista al momento. Condado Izzi che comunque con questa classifica riuscirebbe a balzare davanti anche al suo compagno di squadra. Cartista vicinissimo a Mauro Gold, attenzione perché si fa vedere, Mauro Gold è uscito malissimo dalla penultima curva, attenzione, Cartista si fa vedere all'esterno, all'interno, attenzione, e tira la staccatona Mauro Gold, riesce a rimanere davanti, 1:11:021, intanto miglior prestazione per Flaminio, mica mai su Kaisermatt, intanto là in fondo, alla staccata della S2 Senna. Matteo Profilo intanto 3 secondi, arrivano i primi 3 secondi di penalità, ricordiamo che questa sera non ci saranno giri richiesti. Intanto 1 e 2 rimane sempre il distacco di Giovi da di Drago Lievitato da Giovi, quindi vediamo se in questo giro riuscirà a rimanere sotto al secondo. Certo che col DRS di Giovi non aiuta a andare a ricucire quello strappettino, dovrà fare una gara molto molto di testa il pilota attualmente leader nel mondiale, intanto è il primo con gomma media. Bravo. Sì, e per lui sarebbe fondamentale riuscire ad essere attaccato al trenino dei piloti del gomma media. A questo punto credo che Mauro Gold sia molto molto carico, perché perde sempre nel primo settore, addirittura sotto zona di RS, e Z Pro Mauro gli va via e si fa ancora più minaccioso Cartista. Attenzione, ha deciso di essere un po' attendista nel primo stint per vedere come si evolve la situazione del suo rivale e di non tentare attacchi azzardati. Ricordo che a Mauro Gold almeno 5-6 punti, intanto Kaiser ma 3 secondi, 5-6 punti per non assegnare il titolo oggi a Drago Lievitato basterebbero per poi andarsi a giocare il tutto per tutto ad Abu Dhabi. Volendo basta che guadagni a 4 sul Drago Lievitato, magari a 29, guadagnando i 4 va a 25. Però non so se chi ha vinto di più, come è successo con Topping, sono disponibili ad Abu Dhabi, infatti non dico 3, perché se arriva a 26 in questo momento ha 2 vittorie in più Drago Lievitato. Bravo, ok. Quindi per Mauro sì, potrebbe guadagnarne 3 questa sera, però vincendo obbligatoriamente qui e vincendo obbligatoriamente anche la Budapest. E facendo il giro veloce. Anche sì. Molto bene, lo vedremo se in questo momento Mauro Gold è in veste di contabile o se sta, o se veramente non ne ha di passo per andare là davanti. Attualmente comunque riesce a rimanere in saldo controllo della zona di RS, anche se 8 decimi ci sono tra Z Pro. Attenzione Cartista, si è girato, è arrivato fortissimo, non vorrei che ci sia stato un tocco. È arrivato fortissimo, mi ha ricordato Albon nel 2019, o si è girato così da solo e ha perso la macchina. Tanto uno si scende sul muro dell'1.10 Z Pro Mauro, 1:10.973, e questo fa guadagnare posizioni a Drago Lievitato, che ha perso 4 decimi nell'ultimo giro dal suo compagno di squadra. Sto seguendo dall'inizio la gara di Drago e non riesce a recuperare
il gap fa troppo differenza il DRS, perde tanto nei rettilini. Ovviamente poi ci sono due zone DRS una dietro l'altra, quindi molto molto difficile. Abbiamo visto come anche in Messico tra la prima e la seconda zona DRS chi aveva la possibilità di aprire l'ala posteriore mobile lì abbassava i tempi di almeno 3 o 4 decimi. Vediamo intanto, perché Flaminio attualmente in quarta posizione riesce a tenere il passo di Mauro Gold, che perde tantissimo in trazione ancora, 967 millesimi, attenzione perché potrebbe essere al di fuori della zona di DRS nel prossimo giro, 31 millesimo, attenzione! Vediamo, ha tirato una grande staccata per andare a riuscire a prendere di nuovo il DRS, ma attenzione perché là davanti battagliano con Zeta Pro Mauro che tampina il posteriore della Red Bull di Dado Izzi. Qualche spostamento, attenzione, ha tirato una buona staccata Zeta Pro Mauro che come con Mauro Gold si fa vedere all'interno prima della ferradura, ma Dado Izzi non gli ha aperto la porta, diciamo. Molto molto bravi al momento i piloti in prima e seconda posizione, facendo così però hanno attenzione, ha perso il posteriore per un attimo Zeta Pro Mauro, e occhio allora a questo punto perché Mauro Gold gli è molto molto vicino, tanto 3 secondi anche per Overboost. È un gran peccato per Overboost, 3 i piloti attualmente con 3 secondi, ovvero Overboost, Kaisermatt e Matteo Profilo. Vediamo se si smuove qualcosa là dietro. Birillo Dog intanto 1:10.969, nuovo giro più veloce della gara. E Drago ha girato 11:0. Eh sì, però come detto rimane sempre 1.5, 1.6 dal suo compagno, sì, di squadra. Gli manca ancora qualcosa. Occhio, perché potrebbe favorire il fatto che Marco Ganu sta uscendo dalla zona di DRS. Un secondo e uno, attenzione, perché potrebbero andare più lenti o ancora meglio per Drago, ci potrebbero essere delle battaglie. Insomma, ti converrebbe che il gruppo fosse combattuto. Però con la soft nel secondo stint, tutto sommato vedremo, attenzione perché là davanti sono tutti vicini sotto al mezzo secondo. Tanto Marco Gano ha ricucito il gap, è rientrato di nuovo nel secondo. Vediamo Zeta Pro Mauro 3 decimi, vediamo se tenterà l'attacco alla S Dosenna. Si fa solo vedere negli specchietti della Red Bull di Roizzi. Vediamo se ci proverà a questo punto qui. Vicino ancora, molto vicino. Dado Izzi che si piazza al centro della pista. Vediamo, si fa vedere di nuovo all'interno Zeta Pro Mauro è staccata, ma decide di non affondare il colpo. Cartista intanto in battaglia con Mike Mai. Riesce a riprendersi almeno la zona punti. Purtroppo l'avevamo visto molto molto bene nelle qualifiche Cartista, un errore l'ha portato in decima posizione. Vediamo di nuovo se arriva all'ultimo settore con il gruppo ancora tutto compatto. Gara 1-1, 1-2. Adesso inizierà a perdere sicuramente. Questo non lo aiuta anche con la parte ibrida del motore, perché sta dando parecchio su. Attenzione Birillo Dog all'interno di Flaminio, si butta e ce la fa con un sorpasso aggressivo, ma quanto basta, riesce a prendersi la quarta posizione e questo fa sì che là davanti si formi un terzetto con Mauro Gold, Zeta Pro Mauro e Dado Izzi. Vediamo a questo punto se Dado Izzi tenterà di rallentare il gruppo per far ritornare il suo compagno di squadra in zona di DRS, e infatti adesso riescono a ricucire il gap.
Drago gli ha evitato un secondo, attenzione. Ha ricucito anche lui il gap. 9 decimi e se prende la zona di RS è una manna per lui. È sotto dolori per gli altri. Eh sì. Vediamo quindi, Flaminio un secondo intanto, attenzione. Per un millesimo forse non ha preso il DRS. Vediamo se aprirà l'ala mobile sulla sua Williams, a questo punto potrebbe offrire. Vedo che lampeggia ma non lo apre. E allora a questo punto non ha il DRS il pilota della Williams. E se si creano battaglie, sarà dura poi, perché là davanti potrebbero fuggire. A questo punto saranno 4 i piloti che fuggiranno. Però non attacca ancora nessuno, con Ganu che rimane dietro a Flaminio. E Flaminio è molto ballerino il distacco tra lui e, lui e Birillo Dog. Tanto attualmente ovviamente con il gruppo così compatto non abbiamo visto troppa azione in pista. Speriamo si vada a vivacizzare un po' con il valzer dei pit stop. Andiamo ancora su archibancada, sul rettilineo principale e poi di nuovo giù per la S2 Senna. Matteo Profilo intanto altri 3 secondi di penalità e fanno 6. Arriva adesso Dado Izzi, di nuovo molto vicino Z Pro Mauro. Non abbastanza per almeno impensierire. Tanto cartista ai box. Attenzione cartista ai box. Andiamo a vedere, probabilmente medie. Sì, penso due sosse assoluta. Sì, sì, medie e poi andrà su gomma soft sicuro. Forse costretto dal fatto che non si immaginava di essere così in fondo. Purtroppo per un suo errore, cartista opta per le due soste. Intanto il gruppo si è stabilizzato anche là dietro. Flaminio è riuscito a ricucire il gap. Al momento ci sono due gruppi. Sì. Dal primo al nono e poi dal decimo al quattordicesimo. Con... che è un pochettino più sgranato. Eh sì, con l'unico che ha fatto la sosta cartista. Adesso è 14 secondi dietro Alesi. E allora di nuovo, 17° giro di 71 previsti. Mauro, quello che perde in trazione, lo riacquista in staccata. Ha tirato veramente una gran staccatona nei confronti di Z Pro Mauro, che è uscito come un fulmine. Attenzione perché si fa vedere nei confronti di Dado Izzi. Ci prova all'interno. Vediamo se proverà di nuovo all'interno della ferradura. Un pochino troppo lontano per provarci, ma comunque Dado Izzi sta facendo al momento 17 giri con prima Mauro Gold e dopo Z Pro Mauro, che si fanno vedere in ogni occasione. Quindi per il momento buona la tenuta anche mentale del pilota della Red Bull, che non si fa impressionare dei piloti che gli stanno incollati alla sua ala posteriore. Esce un timido sole. Eh sì, quindi al momento scongiurato il rischio pioggia. Attenzione ancora, Z Pro Mauro si fa vedere. Credo che gli convenga frenare magari qualche metro prima per uscire molto più forte qui. Vediamo, 3 decimi 2. Stavolta non si fa neanche vedere negli specchietti. Che freddezza per decidere di arrivare così vicino. Tanto cartista 1:10.694, giro più veloce della gara al momento, ovviamente con gomma media nuova. E attenzione neanche... a questo punto alla gara di cartista. Sì, ma non è neanche poi tanto più veloce degli altri con la rossa. Sono un paio di decimi, 2-3 decimi. Questo sarà
ovviamente tutto materiale per gli ingegneri in McLaren. Potrebbero già basare il passo di Drago lievitato su questa gomma. Questa gomma media, scusate, di Mauro Gold su questa gomma media. Tanto ai box anche Advance Apple. Ecco. È arrivato veramente molto molto al limite, tirando una gran staccata per riuscire a rispettare il pit limiter. Dimmi, Ernesto. Stavo dicendo, il giro veloce di Cartista 10 e 6, questo giro il gruppo davanti ha fatto 10 e 7, Drago lievitato che sta in fondo al gruppo, quindi poi non è di molto più veloce il passo di Cartista con la gomma nuova. C'è anche da dire che Drago lievitato però ha il DRS. Sì, però sta in fondo al gruppo, quindi gira col passo del gruppo, mentre Cartista, che gira da solo, ha girato 10.560 adesso, quindi non è molta la differenza tra gomma nuova e gomma usata. Vediamo quindi. Z Pro Mauro 4 decimi, vediamo se esce bene a questa ultima curva. Ma davanti non diciamo valori, ma l'elettricità la usano spesso la usano, e volentieri. Arriva sempre con quei 2 decimini che non gli permettono di tentare un attacco su Dado Izzi, il buon Z Pro Mauro. Vediamo adesso invece, si fa vedere, però Dado Izzi ancora si mette al centro della pista. È arrivato un po' largo, forse è arrivato un avviso per Dado Izzi. Perché tenta di nuovo all'interno della ferratura. Bravissimo Dado Izzi ancora nella difesa. Molto bene. È un Z Pro. Chiudere così. Sì. Anche perché se Z Pro Mauro avesse usato un po' di più, non so come sarebbe finita per entrambi, più che altro. Penso male. Vediamo quindi di nuovo tutto il gruppo in mezzo secondo, anche Drago lievitato in ottava posizione. Quindi Advance Apple si è fermato e ha messo gomma media. Non penso riesca. Attenzione a Pirillo Dog! Mamma mia! È stato bravissimo Mauro Gold ad aprire. Vediamo, perché vorrà sicuramente rispondergli, ma questo non aiuta con Birillo Dog. Più caldo, Mauro. Comunque prima si è visto anche bene da una telecamera molto suggestiva posta dopo la S Dosenna, che Mauro Gold è riuscito ad aprire la traiettoria molto molto reattivamente, e questo non ha portato danni per nessuno. Quindi cambia là davanti con 2 Red Bull attualmente a podio. Una ass in mezzo con Z Pro Mauro, e tra l'altro c'è ancora da segnare il titolo costruttori con ancora 3 scuderie. Drago lievitato che passa Giovi. Sì, aperta intanto la finestra delle due soste, addirittura c'è tutto il gioco. Sì, è un'opzione. Come e comunque sappiamo che Cartista e Advance Apple probabilmente andranno tutte soste. Comunque dicevo prima, il campionato costruttori della Pro vede attualmente 3 scuderie a giocarsi il mondiale, con addirittura un punto di distacco tra Red Bull e Haas. Quindi molto molto suggestiva anche questa battaglia, fa capire quanto la Pro sia stata equilibrata in tutti i suoi interpreti. Occhio, perché adesso chi ha la soft sta iniziando a soffrire. Anche abbastanza. È arrivato il primo cliff, che non è così evidente come negli altri circuiti. Ci
cioè vedo Giovi che è stato spostato da Drago, fa fatica a rimanere al DRS. Vediamo quindi come si evolverà la situazione con Mauro Golde, che tutti quelli che l'hanno passato poi gli hanno dato sempre 6 decimi di distacco. Attenzione a Birillo Dog, perché a un secondo sta per perdere il DRS nei confronti di Zeta Pro Mauro, che là in fondo si fa vedere su Dado Izzi. Sta diventando matto Zeta Pro Mauro nel cercare almeno un varco per impensierire il pilota Red Bull. Deve inventarsi qualcosa da qualche altra parte. Assolutamente sì. Perché ormai l'ha capito da Dado Izzi che se non ci riesce nelle prime due zone di RS tenta all'interno della ferradura. Quindi avrà già attuato le contromisure. Gli manca sempre quel metro in più a Zeta Pro Mauro per tentare una staccata, e invece non riesce ad averlo più che altro. Io credo che debba frenare un pochettino più vicino qui, un pochettino più calmo qui per uscire forte. Ecco come ha fatto adesso, attenzione. Ho ancora 3 decimi, serve ancora qualcosina a Zeta Pro Mauro. Io mi permetto, poi io sono un pilota della Prime, però ci mancherebbe, loro sono più forti. Ma perché utilizzare sempre l'ERS anche quando si hanno due zone di RS in concomitanza, vicine? È una questione di abitudine. Sì, però col DRS teoricamente dovresti un po' pareggiare, no, la situazione. Almeno per quanto ho visto l'accento, io mi sono trovato bene, ecco, per qualche esperienza, a bruciare il carburante, quindi a utilizzarlo, a risparmiare il carburante del primo stint e utilizzarlo nel finale. Quindi magari sta utilizzando l'ERS e il DRS, ma sta risparmiando per quanto riguarda il carburante. Anche tutti questi giri dietro a Dado Izzi, penso sia un segno di un Dado Pomoro che non vuole attaccare. Ecco, io di un board ne ho fatti pochi, adesso il gioco ci ha per forza portato noi un bordo da Luizzi e da pochissimo Hertz. Puoi resistere 3-4 giri con tutto l'Hertz, ma il quinto secondo me dopo loro poteva passare tranquillamente. Penso sia lui che arriva in frenata facendo un po' di pista in corso, parzializzando, alzando, evitando insomma di attaccare da Luizzi, più diciamo facendosi vedere per portarlo all'allenatore. Ma poi c'è anche un altro discorso da fare. Quando giri da solo usi l'Hertz sui rettilinei. Quando giri in scia a qualcuno, quindi attivando il DRS, risparmi l'S sui rettilini, ma lo utilizzi in altre zone dove non lo useresti. È sempre una questione del pareggiare, forse spammo da una parte e lo uso da altre. Vedremo che strategia starà utilizzando a questo punto Zeta Pro Mauro. Ti dico che c'è qualcuno che l'S non lo sta utilizzando. Ho capito. Ho capito solamente vedendo la barra. Comunque attenzione, che si era fatto vedere Flaminio nei confronti di Mauro Gold ancora. E invece Zeta Pro Mauro un decimo addirittura all'uscita della S Dosenna. Vediamo se tenterà l'attacco 99 millesimi questa volta. Attenzione, c'era arrivato vicino. C'era arrivato vicino questa volta Zeta Pro Mauro. Dado Izzi ancora al centro della pista per tentare di difendersi. Quindi mancano, in realtà abbiamo percorso, si sta percorrendo ancora il 26esimo giro. Una decina di giri alla sosta, soprattutto per Drago limitato, perché la soft tiene tranquillamente. Drago stando lì può fare un undercut molto importante. Vedremo, anche perché se fanno 25 giri, 26 adesso, col carburante ancora tutto nel serbatoio,
e gomma usata dalla qualifica. Esatto, quindi figuriamoci Drago Lievitato quanti ne possa fare con scarico di carburante e gomma soft nuova con pista gommata. Quindi segno di quello che dicevo prima, che la soft qui fa veramente paura. Ma penso che potremmo vedere una replica della strategia avuta ieri al 50 in sport, cioè metà gara con una gomma, l'altra metà con l'altra. Vedremo. Mancano ancora 34 giri al termine. Tutto il gruppone ancora molto molto attaccato, l'unico un pochettino staccato è Mike Mai con gomma media a 12 secondi e 12 secondi netti da Giovi, dietro che gli sono arrivati sia Overboost sia Kaisermatt. Antoine Seppolo un pochettino più staccato, anche Alesi un po' staccato, e poi Cartista che è rimasto laggiù con gomma media e non guadagnando tantissimo, quindi non so, ma a questo punto forse era meglio una soft nuova. Io dico che i piloti che adesso hanno la soft rischiano tantissimo di non di uscire dietro Drago al momento della sosta, ma in 10 giri di essere sorpassati se si sgranano leggermente. A questo punto credo sia meglio andare ai box verso il 29esimo giro, da non fargli fare questo undercut a Drago. A questo punto, attenzione, un decimo intanto, in teoria l'undercut dovrebbero fare loro a Drago, però lo scarico di carburante e con una gomma che non cala di prestazione non penso che avranno grande vantaggio dall'undercut. Gialla nuova rispetto a Gialla Sana. Occhio, perché Drago si fa molto minaccioso su Marco Ganu. È molto molto vicino. Ma non vuole attaccare. Non ancora. Ai box intanto Giovi, il primo dei piloti con la gomma soft a utilizzare la strategia ad una sosta ad andare ai box. Advan Seppoli intanto 1:10.5, giro più veloce della gara. Giovi che rientra dietro ad Alesi e con pista abbastanza libera. Attenzione perché sta arrivando anche Cartista. Vedremo se riuscirà a passare il pilota dell'Alfa Tauri. Sono fianco a fianco in realtà. Attenzione! Giovi riesce a passare Cartista per un pelo, veramente, per un pelo. Così Giovi a 4 secondi e 7 di pista libera. Vedremo se Cartista vorrà attaccare. Non penso, non gli convenga. Tanto là davanti Dado Izzi 7 decimi 8 nei confronti di Zeta Pro Mauro, che si sta un po' staccando e potrebbe fornire potrebbe porgere l'altra guancia al compagno di squadra Birillo Dog. E infatti vai box, vai box anche Mauro Gold. Attenzione. Ah, ok, perché avevo visto Zeta Pro Mauro diretto nel cambio di Dado Izzi. Infatti mi spiegavo come fosse possibile una cosa del genere. Beh, giustamente sono rimasti in pista i compagni di squadra, Birillo Dog e Marco Cano. Oltre a Mauro Drago che aveva passato da Mauro. Mauro Gold passato da Zeta Pro Mauro? Zeta Pro Mauro era già davanti. Era già davanti. Vediamo a questo punto Giovi. A questo punto Giovi arriva lanciato, vediamo se tenterà un attacco nei confronti di Mauro Gold. Non c'è spazio, però gli è arrivato molto molto vicino. L'undercut non funziona. È per poco, ma non funziona. Quindi vediamo intanto la... di intravedere un sovrasterzo mostruoso dalla 4 di Cartista, perché si è allontanato molto da Flaminio, ecco, l'avevo visto proprio sullo sfondo con molta difficoltà. Occhio a Drago, occhio a Drago, che ovviamente adesso Marco passa. Ganu andrà ai box, sì. Anche Birillo Dog e lui adesso avrà il DRS. Adesso vediamo che passo farà Drago. Allora, vediamo se Birillo Dog perderà delle posizioni. È vero che l'undercut non funziona, però
là dietro avevano tutti il DRS. Da Dovizi vicinissimo ad Alesi, che no, che si difende. Alesi si difende anche bene. Eh sì, sta dando vantaggio di Advance Apple. Occhio a Mauro Gold che esce dietro a Pirillo. E anche di un secondo e due. Urca. C'era dietro. Che Pirillo c'era davanti. Però hanno perso tempo. Urca, urca, attenzione perché Alesi con questa difesa potrebbe essere un forte alleato di Drago Lievitato. Fa anche rima. Alleato di Drago Lievitato. E vedremo. Tanto Drago sta andando sul traguardo per il primo giro che ha fatto a pista libera. Infatti là davanti al momento ci sono tutti i piloti con gomma media usata di 30 giri tranne Advance Apple. 10 e 4 Drago. Dadoizzi si fa minaccioso su Alesi che ha il DRS di Kaiser, ma tocchio perché non sa dove andare e passa in mezzo a tutte e due. Dadoizzi, attenzione, all'esterno della S Dosenna passa il pilota della Ferrari con una mossa incredibile, passando in mezzo. Occhio a Zeta Promauro, non si fa da parte, cioè si voleva far da parte Kaisermat, ma poi c'è stato un misunderstanding con Zeta Promauro. Questo favorisce ovviamente sia Drago Lievitato che Dadoizzi, che ha messo tra lui e Zeta Promauro Alesi, e sfavorisce Pirillo Dog e Mauro Gold che sono là dietro. Pirillo, attenzione, è ancora molto ottimistico, ma trova ancora una volta un pilota molto molto corretto e reattivo. Infatti Kaisermat si fa da parte, fa passare tutto il gruppone, addirittura anche Giovi e Flaminio. Drago aveva pensato di entrare in box, ha cambiato idea. Perché c'è 4, se le stanno suonando qua dietro. E infatti Zeta Promauro va adesso a passare Alesi che non ha il DRS. E occhio perché dietro a Zeta Promauro c'è Pirillo Dog che si fa vedere all'interno e riesce a prendere due posizioni. Il pilota della Red Bull, vediamo, arriva lungo, ma con l'incrocio di traiettorie Zeta Promauro si fa vedere ancora all'esterno. Vedremo chi arriverà per primo a staccare laggiù con Pirillo Dog che non ha il DRS. Attenzione, si è movimentata tutta in un tratto la gara. Pirillo Dog all'interno è riuscito a passare Zeta Promauro. Sanno perdendo tantissimo. Kaisermat, attenzione, safety car, il cambio a tutto, il cambio a tutto. Sarà questa? No, non lo so, ma attenzione, Drago Lievitato è là davanti e Mauro Gold è nono. Drive Trooper Advance, mamma mia, cosa sta succedendo a metà gara, signori? Invece che la crisi di mezza età, la crisi di metà gara, signori. Box Drago. Ovviamente i box Drago. Box, perché la sua credo può arrivare in fondo. Se credo di sì. Credo di sì. Ma io a questo punto, fossi i piloti che hanno montato adesso la media, mi fermerei. Michemai ai box, Overboost ai box, Dadoizzi continua, Alesi ai box, continuano tutti. Sinceramente mi sarei messo a pari della strategia di Drago, tanto mi sarebbe uscito comunque davanti. Continuano tutti e questo secondo me quando è Drago anche dove è uscito terzo con la gomma soft dietro Dadoizzi. Cioè, allora io sapendo di essere sicuramente dietro Drago, mi sarei messo a pari della sua strategia. Infatti guarda lì, Flaminio ai box, l'unico, e Giovi anche ai box. Gli unici di chi aveva appena montato gomma media sono andati a montare gomma soft. Perché sai che la gomma ci arriva alla fine. Allora io non vorrei dire, però abbiamo visto uno sbaglio tra virgolette di strategia dettata anche dalla foga di Mauro Gold in Messico montando le due gomme medie, e poi ovviamente nel finale li hanno recuperato tutti quelli che avevano gomma soft. Però tra errori vari e secondi di penalità ha provato a fare qualcosa di diverso.
qui sai che è il tuo rivale, al momento gli è andata bene, ci mancherebbe una safety car in un momento giusto per non avergli evitato, però sai che la gomma soft è qua, è infinita, ne ha di più a questo punto. Poi tra l'altro dietro gli si sono fermati tutti, quindi... Ma appunto per questo, sapendo che se lo fa Drago di arrivare in fondo con la gomma o poi fa il Bluetooth, e sapendo che con la safety car mi sarebbe uscito davanti, anche perché c'è stata battaglia, quindi già hai perso tempo, intanto lungo di Zeta Pro Mauro, sì, c'è stata battaglia, quindi hai perso tempo, tanto vale giocarsi tutto per tutto, mettere la stessa gomma e cercare di recuperare. Allora, l'unica sarebbe... L'unica speranza di Mauro Gold sarebbe questa: da Dovizio e Birillo Dog si stanno giocando il campionato costruttori contro l'Alfa Tauri, e quindi potrebbero coalizzarsi per non far passare Drago e guadagnargli parecchi punti, perché con una seconda e una quarta posizione comunque si guadagnerebbero parecchi punti. L'unica speranza sarebbe quella. Ma a Drago in questo momento vince la gara, interessa passare, sì. No, a Drago interessa stare davanti a Mauro, o comunque perdere meno punti possibili da Mauro. Quindi vedremo. Se vede che fanno resistenza i due Red Bull, penso che ci metta niente a fargli andare. Evita qualsiasi tipo di pericolo. Vedremo quindi. GP. Tutto ciò c'è Advance che ha il drive through, quindi dopo la ripartenza si trova a fermare. E io mi permetto di dire, non vorrei essere nei panni di Kaisermatt al momento. non lo vorrei proprio essere, perché ovviamente il buon Matteo stava facendo la sua gara e stava facendo passare tutti. Intanto Advance Apple ai box, però con questa safety car... potrebbe decidere il mondiale a favore di Drago Lievitato. È incredibile, non vorrei essere nella sua posizione. Forse è una carta in più a favore di Mauro questa safety car, perché non fosse uscita Drago a pista libera ha già dimostrato un passo decisamente superiore rispetto alla concorrenza con la media quando stava recuperando su Giovi. Anche adesso a pista libera, mentre gli altri si sono fermati, sì, ok, le battaglie, ma stava volando a livello di ritmo. E io non perdono per nulla, solo se non aveva altre sosta, perdono questa non sosta da parte di Mauro. Spero. Poiché è, sì, è la carta, vero. È il fine, ha finito le carte nel mazzo. Sì, solo se aveva, non aveva soft nuove, ci sta come decisione. Ma me la sarei giocata anche con una soft usata, sì, se sincero. Anche perché abbiamo visto che comunque le soft utilizzate in qualifica, se voi ci fate caso, quando andate a utilizzare un treno di gomme e poi andate a mettere il nuovo, perdete sì e no 60 millesimi sul giro secco, quindi non è tantissimo neanche di usura. La safety car intanto rientra in questo giro, i piloti che si vanno a distanziare. È la sotto l'ala, Mauro. Oh mamma, 5 secondi di penalità. Sì. C'è stato un rallentamento di Birillo, mi sembra, e c'è stato un rallentamento a catena. E questa, aspetta, e questa, sì. A meno di un'altra safety car, e attenzione Birillo. Perché infatti Birillo va subito a tentare di sopravanzare Drago Lievitato all'esterno, che ovviamente con questa gomma soft si fa ancora vedere, attenzione perché sono fianco a fianco. Vediamo se ci proverà anche qua in fondo. Oddio, attenzione perché sì, perché là davanti, nel tentare di difendere e attaccare, si è creato un po' di scompiglio. Mauro Gold è scivolato tredicesimo. 3 secondi di penalità, incredibile per Zeta Pro Mauro. Molto messa l'immagine di Mauro Gold nella via di fuga tra curva 1 e 2, ha lasciato sfilare tutto il gruppo lentamente. Sì, non capisco perché non sia rientrato su The Box. E ha preso penalità. Ha avuto 5 secondi di penalità per il contatto. Ah, anche lui. Mi era uscito solo Zeta Pro Mauro.
Sì, sono andato a controllare diretta di gara, entrambi hanno preso 5 secondi. Vedremo quindi come si evolverà l'errore di Advance Apple. Errore di Advance Apple che va in 14esima posizione. Dicevo, vedremo se se a questo punto Drago vorrà vincere anche la gara per rimarcare il successo. Meno di stravolgimenti di fronte incredibili. Attenzione perché là dietro Z Pro Mauro tenta in tutti i modi di passare Birillo. Ancora una volta trova una Red Bull che quest'anno della strategia difensiva ha fatto il suo mantra. Ai box Mauro Gold per mettere gomma soft. È arrivato lungo intanto là dietro Birillo che ha tirato una forte staccata. E infatti un secondo. Vedremo se riuscirà a ricucire. Lo vedo difficile. È rientrato credo anche perché ci sia stato abbastanza gioco di squadra, l'abbiamo visto più e più volte come sia un team molto molto affiatato anche sotto questo punto di vista il team Red Bull. Però vediamo se Drago Lievitato tenterà l'attacco. DRS abilitato, intanto Drago Lievitato si fa in vedere in 4, attenzione, in 4, sì. Mamma mia, Alesi overboost, mica mai Giovi, tutti è partito, è partito anche un flap, credo a questo punto sia della Williams di overboost, sì, anche di Alesi. Intanto Giovi, no, Alessandro, attenzione, mica mai, si sono toccati, si sono toccati, passa Flaminio. Intanto Advance Apple 1.9862, c'è stato un forewind, non un freewind, un forewind alla S2 Senna. Allora, intanto ti dico, danni 19% per Alesi e Giovi, 25% per Overboost e 3 secondi per Mauro. Notte furba. Purtroppo, quando non te ne va bene una poi è difficile riprendersi. E vediamo allora a questo punto Drago che mette nel mirino la Red Bull. Passa di Dado Izzi. Si fa tutto sulla destra e Dado Izzi non gliela vuole cedere molto agilmente. Contatto. Oh, attenzione! Ha perso la macchina Drago Lievitato. Ha perso la macchina Drago Lievitato e qui gli è andata molto molto bene. Perché poteva rivelarsi qualcosa di peggiore. E deve ricostruire il suo passo. Sì. Ai box Mauro Gold. Attenzione. Penso sia un ritiro. Mannaggia. E quindi niente. GG. Drago a questo punto potrebbe anche non fare punti. E lo possiamo dire. Drago Lievitato sì. Vince il campionato della Pro League. Aspetteremo anche per fare le celebrazioni di rito alla fine. Questo momento è campione 2020. Sì, sì, sì. Ma in qualsiasi modo finisca. Perché sì, 29 punti. Sì, 29 punti non sono più recuperabili da parte di Mauro Gold. L'unica cosa. Questo sarebbe un colpo di scena. Occhio, no, bandiera gialla. Ah, ok. Perché avevo visto anche un passaggio cartista Giovi. Oddio, quindi io Dossà in mezzo. Attenzione, sempre bandiera gialla per il bot. Ma in mezzo al rettilineo i piloti l'hanno dovuto scartare. Occhio amiche mai, perché si fa vedere nei confronti di Alesi. Si fa vedere all'interno, mica mai, molto molto sportivo Alesi, è molto pulito anche nel concedergli lo spazio che bastava per non incappare in un contatto. Attenzione ad Alesi e mica mai. Sì, e ovviamente anche Flaminio che stanno recuperando su Mauro, devono provare a darsi meno battaglia possibile perché hanno portato di mano il podio. Occhio a Flaminio perché è incollato al posteriore.
Davanti non è successo nulla e invece c'era Flaminio che si fa vedere all'interno, vediamo, ha provato Drago, quello attacca. Che aveva subito. Non avevi evitato movimento di Drago. La telecamera non mi ha aiutato perché ero sulla coda, però è stato anomalo come movimento. Diciamo che ha dovuto alzare il piede su lei. Intanto il buon Nicola Lamanna, ovvero Nicola 46, ci dice questa è una resa. Effettivamente io capisco Mauro Gold che ha preso secondi di penalità, gli ha danneggiato la sotto safety car, però con un Daduizzi così stoico nelle difese potrebbe, soprattutto dopo che Drago gli ha evitato, se l'è vista bruttissima perdendo la macchina in uscita della S2 Senna, avrei tentato almeno di portarla alla fine. Col fatto che Mauro è passato per F1 2017-2018, metà del 2019 dove la safety car non usciva, io dopo questi anni arriverei sempre fino in fondo, magari almeno l'ho portato al traguardo, però con il fatto che la safety car funziona palesemente da quest'anno, non vedo il perché. In una pista in cui è molto facile che esca, perché è molto stretta, vediamo. Addirittura Drago Lievitato non ha azionato il DRS in questo rettilineo. E intanto Alesi, Michemai, Flaminio, Giovi, anche Cartista e Matteo Profilo si sono ricongiunti con Marco Ganu. Intanto Matteo Profilo ha altri 3 secondi e sono 9. Sì. 9 per Matteo Profilo, 6 per Over. 3 per Zetapro Mauro, 3 per Giovanni Stefano. Oltre altri 5 per Zetapro Mauro per il contatto. Non si è sentito perché ti abbiamo sentito abbastanza la gara, Ernesto, quindi lo provo a rifare io per gli spettatori. Sono 9 secondi per Matteo Profilo, 6 secondi per Overboost, 3 per Advance Apple e 8 per Zetapro Mauro, ovviamente con i 5 secondi rimediati dal contatto avvenuto sotto safety car tra lui e Mauro Gold, che ha danneggiato purtroppo il pilota della McLaren. Ovviamente fasi molto concitate. Intanto anche Cartista prende 3 secondi, ma Drago Lievitato all'esterno tenta di andarsi a prendere la prima posizione. Questa volta ce la fa, addirittura prima della staccata non lascia spazio alla difesa di Daduizzi, che a questo punto con questa gomma soft potrebbe tentare anche di andarsene. Vedremo se il pilota della Red Bull riuscirà a tenere almeno la zona DRS del pilota dell'Alfa Tauri. Overboost, intanto anche lui 3 secondi di penalità, stanno arrivando un po' tutti adesso. Ganu che intanto ancora senza avere il DRS è molto molto stoico a riuscire a tenere piloti con gomma soft e col DRS. Vedremo quanto durerà questa sua difesa, ma molto molto bravo. Adesì è più preoccupato a guardare gli specchietti che guardare davanti a Marco. Intanto Drago Lievitato fa segnare la miglior prestazione in 1.9.200 e Daduizzi tutto sommato è riuscito a rimanere ancora attaccato al pilota dell'Alfa Tauri, anche Birillo Dog tutto Giovi su Flaminio per l'ottava e nona posizione. E Giovi che deve provare il tutto per tutto anche per riuscire a portare a casa il titolo costruttori, vedendo che Red Bull è là davanti in seconda e terza posizione e che anche Haas comunque tutto sommato quarta e quinta, quindi portano a casa bei punti i piloti delle case rivali. Tanto vediamo come si evolve la situazione là dietro con Alesi che sì ha il DRS e una mescola di vantaggio su Ganu, ma è più vicino mica mai e non riescono a passarlo. Molto molto bravo il pilota della Haas. E là davanti comunque le Red Bull tutto sommato tengono il passo di Drago Lievitato.
ricordiamo, partiva ultimo per non aver disputato le qualifiche per una penalità. Ancora fasi concitate, si è ritornata una consueta calma in questo GP del Brasile. 46 giri di 71 previsti attualmente percorsi. È stato un momento incredibile dopo la sosta. Fossi in Alesi, farei passare mica mai. Ma adesso no, perché ha perso scodato in uscita, ha perso terreno. Però visto che non riesce ad attaccare Marco Cano, farei provare a mica mai. E vedi anche se succede qualcosa, qualche contatto. Guadagna la posizione molto più facilmente. 9 decimi intanto là davanti, il distacco di Dado Izzi nei confronti di Drago Lievitato, che poco a poco sta tentando di andare a togliere il DRS alle due Red Bull. Intanto Mauro Gold abbandona la sessione ovviamente dopo il ritiro. Flaminio intanto su Giovi. Flaminio su Giovi, attenzione perché Giovi resiste all'interno in un punto inusuale, si accende la lotta per l'ottava posizione con Flaminio che calcola perfettamente l'incrocio di traiettoria. Attenzione perché Giovi è andato a trazionare un pochino sull'erba, è stato lungo Flaminio, un secondo e uno, ha perso il DRS, attenzione, ha perso il DRS pure. Birillo ha perso il DRS nei confronti del suo compagno di squadra. Attenzione, Giovi, 3 secondi di penalità. È più che rimovibile l'avviso, perché lui voglia. Forse ha calcolato male. Non molto simpatico. Scusa, Raffa, se ti cito, ma andatevi a rivedere la morte di Ricky in Brasile. Con il buon Andrea Badolato al commento su YouTube, andatelo a cercare. È storica, proprio. Cercate la morte di Ricky. Avrà detto 3 o 4 volte mamma mia il buon Badolato. Poi dopo che la vedi capisci il perché. No, ma l'ho vista perché ho preso il DVD, quindi attenzione a tua Seppoli, intanto la tiro. 12esimo passa Overboost. Con Birillo che ha perso il DRS e forse è riuscito a riprenderlo in questo passaggio. Attenzione, un secondo e uno, ma credo che il detection point sia passato. Alesi l'ha persa, sì, in trazione all'uscita della penultima curva. È andato Prati. Quindi mica mai si ritrova sesto. Box Alesi. Attenzione, vediamo, forse ha danneggiato l'ala. Aveva già il danno da prima. Il contatto Q-over in uscita dalla S2 Senna. E mette anche gomma soft. Gara purtroppo da dimenticare per le Ferrari. E quindi credo anche se era difficile, Alesi. Con questo risultato dica addio definitivamente e matematicamente anche alla zona finals. Mancano ancora 20 giri. Aspettiamo. Drago Lievitato intanto là davanti conduce al 49esimo giro il GP del Brasile. Non è ancora riuscito per pochissimo. Adesso un secondo, però ancora il DRS. Sì, per pochissimo non è ancora riuscito a togliere dal DRS le due Red Bull. Con Dado Izzi che tenta in tutti i modi di recuperare metri anche in staccata con un grande bloccaggio dell'anteriore sinistra. Tanto dietro Ganu, Z Pro Mauro è crollato ovviamente a 8 secondi di penalità e quindi sarebbe... Fai prima. Sì, facciamo anche 3, però con questi 3 secondi... Sarebbe combattere profilo. Sì, attualmente sarebbe in ottava posizione.
Mancano due decimini da guadagnare nei confronti di Flaminio. Basta parlare di tutta Roma. E tutte le volte che ne parliamo lui decide di andare in sovrasterzo. Dice: oh, mamma! Questo è un sottosterzo, sì, sì. 3-7, infatti. Molto sottosterzo. E Ganu ha preso il DRS. Sì. E Ganu ha preso... dal prossimo giro avrà il DRS. E quindi questo sarà veramente un punto cruciale per Michemai, Giovi e Flaminio. Peccato per Giovi che ha 3 secondi. 3 secondi, sì. Peccato per lui perché il passo ce l'ha per risalire. Attualmente quindi rimane aperta ovviamente il campionato costruttori e la zona finals, che sta prendendo anche lei la via dell'Austria, ovvero della Red Bull, con un Flaminio attualmente con le penalità di Giovi e Zeta Pro Mauro in sesta posizione. Quanto è vicino Michemai. Vicinissimo Michemai nei confronti di Mauro Gold, che Marco per un millesimo, per carità, per Marco Ganu, che per un millesimo non ha preso il DRS. No, dovrebbe avercelo. No, non ce l'ha. No. Perché il detection point sta dopo. Si fa vedere all'esterno Michemai. Bellissima la staccata di Marco Ganu. Grazie. Mamma, attenzione perché è uscito male Michemai, infatti Giovi dall'esterno riesce a passare il pilota Mercedes. E attenzione, si fa vedere anche su Marco Ganu. Tanto sono arrivati altri 3 secondi di Matteo Profilo. È un grosso peccato. Attualmente sarebbe comunque in decima posizione perché ha 18 secondi su Advance Apple, però è un grosso peccato. Oh, Flaminio all'interno di Michemai di nuovo. Flaminio ciao. Mamma mia. Flaminio sta provando a sorpassare in posti strani. In posti in cui nessuno se l'aspetta. Perché evidentemente è leggermente più carico degli altri e fa fatica anche col DRS aperto a rimanere in scia agli altri. Vediamo quindi. Ecco, adesso mi smentisce, guarda. Vediamo Michemai attaccato dalla Williams di Flaminio, che all'esterno tenta il tutto per tutto. Vediamo se tira la staccata. La tira di più Michemai. Però avrà un'altra zona di RS per provarci Flaminio. Accelerato in uscita di curva con terza sorpasso. Giovi intanto nessuno riesce. Overboost passato da Alesi sul rettilineo principale. Dicevo, nessuno riesce a passare Ganu, neanche col DRS e mescola di vantaggio, incredibile. Michemai dentro all'Alfa Tauri di Giovi qua. Attenzione Cartista, che rimane lì attaccato con la media. Sì. Vediamo. Mamma mia, ma in trazione è un siluro. È un siluro anche sul rettilineo, Mauro. Marco Ganu. Mannaggia la peppetta. 1.99 intanto Giovi. Che staccatone che ha tirato Flaminio. Allora, queste state facciamo fare i compiti a casa. Mannaggia, non è un casino. Facciamo scrivere paginette Marco Ganu e Mauro Gold. No, è un disastro, sarebbe peggio. Ogni volta che ci penso in due categorie diverse, vediamo se sbaglio. Ecco, grazie. Sarebbe molto gradito. Secondo me li inverti lo stesso. Sì, ma sicuramente li invertivo l'anno scorso. Z Pro Mauro altri 3 secondi. L'invertivo l'anno scorso che non c'era Marco Ganu. Ecco, lo stai invertendo in questo modo. Vedi? L'invertivo l'anno scorso che lui non c'era, figurati adesso. Quindi
Intanto 3 secondi per Zeta Promaro, che fanno 6 ovviamente con i 5 secondi, vedremo nel post gara se si potranno rimuovere, fanno 11. Vabbè, può cedere la revisione. Certo. Ovviamente una tamponata, anche se c'è stato un rallentamento. Si verrà. Intanto le due Red Bull non muovono. Eh no, perché da Dovizia è ritornato sotto al mezzo secondo. Sto attaccando due denti, però. Stanno facendo una gran gara le due Red Bull a tenere il passo di. Bandiera gialla nel T2. Overboost. Gomme sporche. Overboost. È andato sull'erba. Vediamo a questo punto, ferra dura per Ganu, Giovi, Michemai, Flaminio e Cartista. Occhio che vede leggermente in difficoltà a Drago. Inizia a soffrire un po' di sottosterzo. E quindi vediamo se Dadoizzi vorrà passarlo. Ha due zone di RS per farlo. Sì che ha ancora gomma soft, comunque abbastanza nuova, Drago lievitato, quindi in trazione dovrebbe avercela ancora. Comunque tutto sommato il passo di Daluizzi è molto molto buono, gira in 1.9.7. Giovi non si avvicina di un millesimo in più di quei 4 decimi su Marco Ganu. Vediamo, 3 decimi, 4 da Dovizzi che si avvicina nel misto e anche abbastanza, quindi occhio. Sì che ormai Drago è al sicuro, quindi non vorrà spingere più di tanto, però sai, vincere il titolo vincendo anche la gara mi farebbe molto molto onore. Sarebbe un plus. Esatto. E allora ci lanciamo verso il 57esimo giro con la classifica che recita: Drago lievitato lassù in cima partendo dall'ultima posizione, e purtroppo Maro Gold che dopo un contatto avvenuto sotto safety car ha deciso di ritirarsi ai box, e che quindi ha sventolato bandiera bianca nei confronti di Drago lievitato, che con i suoi 29 punti di vantaggio potrebbe anche ritirarsi, che il titolo comunque rimarrebbe in casa Alfa Tauri, mentre sempre in casa Alfa Tauri succedono virgole. Era un onboard con Michemai, l'ho visto praticamente puntare in muro in uscita curva 4. E vediamo quindi se questa volta il gruppone dietro a Ganu riuscirà a tentare l'attacco. 6 decimi. È piaciuto tantissimo già, vedo. Ma secondo me a questo punto è Ganu che esce fortissimo, perché ci si sono messi praticamente due piloti. Alesi, vabbè, che aveva l'ala danneggiata. Michemai ha tentato di attaccarlo subito e ha perso la posizione su Giovi. Tre piloti che non sono riusciti a passarlo. Dovrebbero far prova a Flaminio. Proviamole tutte. Michemai 3 secondi. E quindi prenderebbe tre posizioni Flaminio. Allora adesso avrebbe senso far provare Flaminio. Cartista 3 secondi, mannaggia. Ecco perché non abbiamo inciso giri richiesti. sì, sono molto severi i limiti della pista del gioco qui. Poi effettivamente tagli che ti permettono di guadagnare tantissimo qua con le poche curve che ci sono, e soprattutto con l'erba che c'è al di fuori del tracciato.
addormentarsi che... Drago sul dritto. L'archimancata, se il rettifilo principale, non è un vero proprio rettilineo. Leggermente via dalla sua sinistra. Flaminio su Michemai e Giovi su Ganu. Attenzione, lungo Marco. E Michemai riesce ancora, ma ancora Flaminio all'esterno. Un grandissimo sorpasso da parte di Luca Flaminio. E Giovi tenta di passare in tutti i modi. Uno stoico Marco Ganu che fa una grandissima staccata e all'interno resiste, tiene ancora la quinta posizione, che sarà probabilmente quarta alla fine. Comunque, Flaminio, mamma mia, ancora in un punto in cui ha provato qualche sorpasso prima. Dicevamo che Alessio aveva il danno all'ala, pure Giovi ha lo stesso danno all'ala, quindi forse è spiegato per quale motivo Giovi non riusciva ad attaccare tra Marco. E intanto hanno preso Zeta Promau. Eh sì. Che penso stia aiutando Marco Ganu dandogli il DRS. E se so chi c'è al muretto, credo che sia una sua idea, come è successo ieri in casa McLaren. Vediamo. È specifico, deve essere Tanz in muretto Ass. Ma ieri non era al muretto. Ma ieri era in pista. Era in pista. Si è fatto dare la scia da Stem per rimanere in... e 10 secondi da topping. Mamma, Giovi perde per un attimo. Attenzione, cartista là dietro perché tenta l'attacco all'esterno della ferratura. Michemai. Giovi ha provato all'interno di Marco Ganu e stava per sfidare da Flaminio. Ora, noi diciamo sempre che palle, mamma mia, sempre gli stessi sorpassi telefonati, però così è un po' troppo, provare in punti così viene difficile poi sorpassare. Attenzione, mica mai potrebbe spassare Flaminio perché è uscito malissimo dall'ultimo. Vediamo. Forse ci potrà arrivare nel finale, invece decide di mamma, Flaminio che forse si aspettava un attacco di Michemai, è andato in staccata preventiva. Birillo Dog 3 secondi, vabbè, hanno 8 secondi e 4 da Zeta Promaro, è abbastanza fuori dalla dalla lotta della vita. Sì, quello sì. Però tutto sommato una terza posizione che a Birillo fa onore. Ah sì. Vediamo se si smuovono le acque qui. Viene molto difficile perché adesso Ganu è sotto al secondo di Zeta Promauro, quindi avrà anche lui il DRS. Eh sì, a sto punto, dato che Zeta Promauro è comunque dietro su questo gruppo per le penalità, stanno provando a tenere Marco lì in quarta posizione. E credo che riesca a tenere la posizione. Vediamo, perché attualmente al momento solo su cartista. Sì, al momento solo su cartista, perché sono a pari penalità. E quindi sarebbe ottavo tutto sommato. Ho visto un cartista là dietro intanto che stava per perdere la macchina. Gruppo molto molto compatto. A questo punto si potrebbe anche fare così tutto sommato, Ganu che non ha penalità, farlo passare e Zeta Promauro mettersi a difendere la posizione del suo compagno di squadra a questo punto. No, in teoria penso che vogliano cercare di tirare Marco Ganu, perché sia Zeta Promauro che Marco Ganu hanno la media, quindi si aspettano un crollo della russa. E facendo così, stando davanti Mauro, provano poi verso il finale di gara a dare i 3 secondi, almeno i 3 secondi che gli servono per guadagnare qualche posizione su chi ha 3 secondi di penalità, come Giovi e Michemai. Michemai vicinissimo a Flaminio, e anche questa volta non tenta l'attacco il pilota della Mercedes. E chiedo scusa a Taz se gli sto sperando per essere vicino.
Ma al momento non l'abbiamo ancora visto in chat, di solito lui è molto presente, quindi vedremo se effettivamente ci sarà. Ah, penso che c'è. Al muretto della AS. E comunque siamo arrivati al 63esimo giro di 71 previsti, quindi 8 giri al termine, con ancora la, le Red Bull che tengono botta su Drago Lievitato. Lo stanno cucinando a fuoco lento, la Dovizia ha molta energia. È molto le... Alesi, attenzione, ritiro di Alesi e safety car virtuale. Da muro in uscita di curva 4. E se usciva una safety car, i rimorsi in casa McLaren. Avrebbe pianto in qualcuno era sfacciato. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Ma chiedete a Felipe Massa di Singapore 2008 come si piange in Brasile. C'è over. Ecco, è stata tolta. C'è over che stava transitando proprio. Dado Izzi su Drago Lievitato. Passa il pilota della Red Bull e rovina i sogni di gloria di Drago Lievitato, che avrebbe potuto vincere. Non è ancora finita. Ci sarà una battaglia discreta per la vittoria tra questi due piloti. Birillo Dog, che è attaccato dietro di loro, purtroppo ha 3 secondi di penalità. Vediamo Flaminio, è uscito male qui, overboost intanto, 3 secondi di penalità. Scodata di Drago in uscita dall'ultimo gruppo. Scoda Drago Lievitato, però al DRS. Si fa vedere Birillo dietro di lui. Vediamo se tenterà un attacco a questo punto qui. No, troppo lontani entrambi. Sì. Oh, Michemai su Flaminio entra alla staccata della S2 Senna. E io mi permetto di dire che non so quanto sia efficace tutto questo scambiarsi le posizioni. Soprattutto si sa che Flaminio non ha penalità. Attenzione, perché Cartista anche lui si fa vedere nei confronti della Williams di Flaminio. Urca quanto ha perso, ma ha dei danni? Sì. Flaminio? Controllo subito. Sì, Flaminio ha 51% di danni. Oh, mannaggia! E allora a questo punto... 51% di danno, ci deve essere stato un contatto con Michemai. Sul lato destro. È difficile. Meno che ha tamponato Giovi. Può essere. Può essere. Intanto mi dicono dalla regia. Scusami, sorpasso di Cartista su Flaminio. Sorpasso di Cartista su Flaminio al rettilineo principale. Mi dicono dalla regia che è aperto il sondaggio del Driver of the Day sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. Fateci pervenire i vostri voti per farci capire chi è stato il vostro Driver of the Day, chi vi ha emozionato ancora di più. Intanto Flaminio ha tenuto la posizione su Cartista con un controsorpasso. Sta perdendo la possibilità di essere quinto. Assolutamente. Luca ha spedito Cartista quasi in tribuna, portato molto sorpresa. Poi ne ha resistito. I due, un mesetto fa, sono stati intervistati in live su Just Race. E c'era stata la domanda: chi tra è più forte tra i due? Quindi magari forse, essendo finita a fine stagione, che si gioca di meno rispetto alle aspettative. Vedremo chi sarà il più forte. È vero che è una lotta abbastanza impari. Sì che però. Flaminio è una gomma soft, però ha un 51% di danno all'ala. Ma una gomma soft che sta finendo, Esatto, quando mancano 4 giri. 5. Sì, vabbè. Deve ancora essere completato il 67esimo, però sì. Attenzione, Cartista si fa vedere e passa all'interno di Flaminio.
Comunque, Raffa, per te chi è il driver of the day? Drago limitato. Ernesto? Concordo. Andre? È svenuto. Mannaggia, no, i gatti. La copertina, la tisana calda. È successo che si è addormentato Andre. È un disastro. No, invece io, secondo me, il driver of the day è Dado Izzi. Marco Gano passa Gano. Zeta Pro Mauro. Sì. Sì, ecco, scusate, no, mi stavo seguendo. Si è svegliato. Per il driver, no, ero di là per il driver, stavo verificando, quindi anche il direttore galassico, cercavo di fare quattro cose in una, diciamo. Sì, comunque Drago, sì, anche per me Drago. Ho sbagliato il pronostico anche. Almeno sul titolo. Sì, almeno sul titolo, ma hai azzeccato quello del vincitore per ora, della sì, gara. Per ora, effettivamente. Ne hai preso uno di due. Io credo invece che il driver of the day sia Dado Izzi. Senza nulla togliere a Drago Lievitato, ha fatto una grandissima gara. Il pilota della Red Bull è riuscito a tenere il passo di Drago Lievitato anche con la gomma soft, e adesso sta mostrando veramente ha mostrato i muscoli per tutto il primo stint, con tutti i piloti che hanno tentato di passarlo. Non è una nota di demerito nei confronti di Drago Lievitato, però è stato abbastanza agevolato da quella safety car. Ecco. Allora io dico due parole su Drago, visto che tu hai motivato, motivo anch'io. Allora, secondo me Drago, dall'errore che ha fatto a Singapore, ha capito che doveva cambiare testa, e in effetti da quella gara in poi credo sia andato sempre a podio, sicuramente, e ha avuto quel click mentale come successe per Raimann nel 2018 quando fu squalificato a Monte Carlo, e da lì in poi lui ha avuto questo cambio mentale, tanto 3 secondi per Flaminio, questa svolta che ha cambiato passo, e Mauro Gold è andato completamente nel fondo. Sì, sì, io ovviamente mi riferisco al driver of the day con quello che abbiamo visto oggi, la gara di la stagione da Singapore in poi di Drago Lievitato è stata eccezionale, e l'ho detto anche prima, lusingandolo anche del fatto che ha fatto una gara in Russia, praticamente tutta la gara con un danno all'ala. Se devo dire la mia sul driver of the day, per quello che ho visto oggi, Dado Izzi è stato perfetto in qualsiasi situazione si sia trovato, quindi no, gli tirerei le orecchie per qualche episodio. Ah, beh, ok, sì, una lotta un po' maschia, qualche cosa ci sta, però non sono successi casini. Io, visto che tutti motivate, io vi motivo anche il mio driver of the day, ovvero Drago, Simone, perché siamo a casa di Simone. La scorsa settimana in Formula Europe ha fatto una grandissima gara contro i ragazzi di Simo e di F1, portando punti importantissimi proprio a San Paolo, e lui formalmente Italian Team è esordito qui su questa pista con il Formula Domination Tournament e anche con la Formula Open, che è il primo round. Mica mai, scusami, scusami, permettimi una cosa, mica mai si è girato purtroppo nel secondo settore. Prego. Iniziamo l'ultimo giro di Drago Lievitato. Come detto, siamo a casa sua. Quella gara in Formula 1 per lui la vince. Attacco. Attacco di Drago Lievitato. Attenzione, contatto. Contatto tra Dado Izzi e Drago Lievitato. Fortunatamente, credo che ci sia un danno lieve per il pilota dell'Alfa Tauri. Non dovrebbe esserci danno. Molto bene. Però fortunatamente non ha perso anche la posizione su Birillo Dog. Poco cambiava anche perché Birillo purtroppo ha 3 secondi di penalità. Birillo altri 3 secondi, ma si fa vedere, si continua a far vedere nei confronti di Drago Lievitato. È bello, lo vuole disturbare. Eh sì. Ancora, mamma mia. Birillo è stato tutta la sera a tirare staccate molto molto prepotenti, ma andiamo su Dado Izzi perché sta arrivando la sua vittoria qui nel circuito del Brasile a casa di Drago Lievitato.
Festeggia Drago. Festeggia Dado Izzi, festeggia Drago Lievitato, nuovo campione 2020-2021 della Pro League. Complimenti al buon Drago, perché ha fatto, come detto da Ernesto, da Singapore in poi un click mentale incredibile. È meritatissimo, l'avevamo visto anche all'inizio, vinse proprio lui la gara inaugurale dell'Australia. E poi ci fu un testa a testa tra lui, Just Lawler e Mauro Gold. Mauro Gold che si fece preferire verso la metà di stagione per la sua costanza. E certo è che purtroppo abbiamo perso un protagonista non da poco come Just Lawler, che fece 4 vittorie tutte di fila e poi 5 zeri così anche lì, che lo portarono poi alla decisione di ritirarsi, purtroppo anche per lo scarso tempo per provare. Ma abbiamo il vincitore, ovviamente terzo Birillo Dog, anche con i 6 secondi di penalità, quindi Red Bull che porta a casa un bottino importantissimo per il campionato costruttori. Ad Abu Dhabi saranno in 3 le scuderie che se lo giocheranno, con Red Bull e Alfa Tauri ovviamente favorite nel testa a testa finale, ma con ancora la AS che potrebbe dire la sua, non essendo ancora estromessa dai giochi matematicamente. Ma sbaglio, una domanda per Raffaele, sbaglio, tutte le categorie si sono decise il campionato dei piloti? Yes. Sì, tutti i campionati piloti sono stati assegnati, attesa dei risultati ufficiali, ma insomma, questa sera non credo ci sarà poco da correggere. Intanto vorrei far partire, visto che abbiamo Formula 1 2021, trailer, eccetera, perché solo la Red Bull, Adrian Newey, a prendere il titolo del costruttore, il trofeo del costruttore, mentre Ferrari ci trovi tizio random generato a caso, AS... non lo so, sarebbe da chiedere a Code Master, perché... Allora, farò partire una petizione. Un'altra domanda sul topic Code Master che non ci verrà mai risposta. Esattamente. Tanto cioè, è arrivato anche un follow da parte di Vivo 21. Grazie per il follow, a te. Sì, scusate, ero un attimo indaffarato. Volevo dire una cosa: ci sarà tanta lotta e libera di testa finalmente ad Abu Dhabi, perché credo che sia uno dei pochi anni in cui tutti i campionati piloti siano stati decisi a questo punto. Non so se voi siete gli statistici e gli storici, quindi credo che non so se mi sia mai successo una cosa del genere. Dal 2016 tutti quanti i titoli, almeno un titolo si è deciso da Abu Dhabi, dal 2016 sicuramente, anche 2015. Sì. 2014 non ad Abu Dhabi, poiché la Master League si è decisa in Malesia l'ultima gara, bisogna avere tutti i campionati si corsero in Malesia, quindi, però anche lì all'ultima gara si è decise per Magic. Gli anni precedenti la Master League si è decise in America, 2012 e 2013 con Laurito. Bisogna vedere, ecco, le altre categorie che purtroppo non seguivo, non ho ancora snocciolato bene. Quindi chissà che gare vedremo, appunto, quindi non vi rimane che seguirci per l'ultima settimana di campionati FIT da lunedì prossimo in quel di Abu Dhabi. Magari faranno cambiare idea anche sulla conformazione del tracciato al buon Hiroshi, che aveva dato il suo parere a sfavore di questo tracciato. Magari succederà un disastro, vedremo, si scoprerà solo vivendo quello che potrà succedere. Ma intanto andiamo a invitare ovviamente i primi tre, con le due Red Bull, Dado Izzi e Birillo Dog, e il buon Drago Lievitato per le consuete interviste post gara. Non mi fa invitare Dado, purtroppo, perché ha le impostazioni della privacy. Bravo. Luke, sono tuo padre. No, vabbè, scusa, stavo inquadrando il musetto della Red Bull, andava fatto. Buonasera. Buonasera. Che è successo, Raffa? Ok, quindi attendiamo tutti e tre, ci ha già raggiunto Birillo, quindi ciao Birillo. Buonasera.
E aspettiamo ovviamente il compagno di squadra da Dovizi per andare a iniziare le interviste. Come detto, io prima mi sono buttato subito sull'ultima settimana di gara di Abu Dhabi, ma vi ricordo, e ve lo ricorderò anche dopo le interviste post-gara, che ci sono ancora due appuntamenti settimanali con i campionati di Formula Italian Team. Uno, il consueto giovedì con la Master League, ovviamente ci sarà il Gran Premio del Brasile, e un altro, il Gran Premio sempre in Brasile a San Paolo. Con la Prime League che chiuderà questa tournée carioca, e vedremo che cosa ne uscirà in questo Gran Premio. E poi, O chi ne ovviamente, si uscirà chiede da questo? chi ne uscirà? Non si sa, si vedrà. Magari non ne uscirà nessuno. Ecco. Tanto sono arrivati due piloti, è arrivato anche Dado Izzi, quindi cominciamo da lui. Dado, io personalmente ti ho nominato Driver of the Day perché mi sei piaciuto tantissimo, soprattutto nel primo stint. Quando hai tirato fuori i muscoli per difenderti dagli attacchi degli altri. Intanto spiegaci un po' come è andata la gara e soprattutto se pensavi di averne un pochino di meno rispetto agli altri e questo scaturito la difesa. Allora, buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio Rio de Janeiro. No, allora, qualche ora fa non dovevo neanche fare la gara, praticamente avevo comunicato l'assenza sul sito. Poi fortunatamente sono riuscito a liberarmi praticamente 2 ore fa, prima dell'inizio della gara. Devo dire che mi ero allenato leggermente di più rispetto alle ultime uscite. Contentissimo della pole, arrivata soprattutto grazie alla scia di Stefano. E poi vabbè, in gara ho cercato di dettare il ritmo, però ovviamente era abbastanza difficile avendo Mauro dietro e l'altro Mauro che si giocava il campionato, appunto, quindi provavano a spingere più che potevano. Infatti sono rimasto senza ERS praticamente per tutta la gara. E niente, poi a una certa sono rientrato leggermente tardi, devo dire, perché sono rientrato dietro il gruppone con Alesi, Advance Apple e Kaisermat. Sono riuscito a liberarmi non so come, passando in mezzo ad Alesi, a Kaisermat, all'S di Senna. Non ho la più pallida idea di come io sia riuscito a passare lì. E poi non sono d'accordo sul fatto che sia stato migliore nel primo stint quando mi sono difeso, ma mi sono piaciuto soprattutto nell'ultimo stint, negli ultimi 30 giri, quando sono stato attaccato a Drago che aveva un passo mostruoso con la rossa, e stargli dietro con la gialla è stato gratificante, direi gratificante. Fortunatamente è arrivata la Virtual e sono riuscito a recuperare un po' di ERS. Non so perché Drago non sia riuscito a ripartire subito dato il delta, però fortunatamente sono riuscito a passarlo lì e niente, poi sono riuscito a chiudere in bellezza, diciamo, vincendo. Molto bene, grazie Dado. Allora passiamo finalmente possiamo dirlo, al campione del mondo della Pro League categoria piloti, ovvero Drago Lievitato. Oltre alla gioia di aver vinto questo titolo, gran gara, ovviamente partendo dalla fine, purtroppo, magari anche per gli spettatori, si poteva immaginare un finale diverso, magari, con un titolo giocato ruota a ruota con Mauro, però purtroppo anche queste sono le corse. Complimentoni e dici com'è andata la gara. Ma innanzitutto parto a dire che se ripenso un paio di mesi fa, cioè prima che iniziasse il campionato, non mi sarei mai aspettato comunque di Minchia, ma hai vinto potermi. il campionato, un po' di spirito, Drago, dai, cazzo! Che devo dire? Mi sono sfogato già prima, non ho perso già le parole, quindi che dire, diciamo, non è che non mi sarei mai aspettato questo risultato fino a qualche mese fa, però va. È normale, comunque sono strafelice perché appunto non me l'aspettavo. Poi vabbè, verso la fine diciamo che ci sono iniziato, vabbè, non neanche so parlare, ci sono iniziato, beh, basta, ci sono iniziato già a credere più, dopo ci ho iniziato a credere di più, però
Ecco, la gara, diciamo, come hai detto tu, mi sarei aspettato, sarebbe stato forse più gratificante, comunque più bello giocarselo fino all'ultima gara con Mauro, magari anche con qualche ruota ruota anche oggi stesso. Purtroppo, diciamo, non c'è stata l'occasione, sarebbe stato decisamente più bello, penso anche proprio per voi, quindi mi metto anche, diciamo, nei vostri panni. Poi la gara, che dire, partivo dal fondo perché appunto avevo la penalità per il taglio in Messico. Diciamo, ho cercato nella prima fase solo di non prendermi rischi, passare solo se ero proprio sicuro di passare e basta, non prendermi ulteriori rischi. Poi sono stato fortunato nel momento in cui uscì dalla safety car, però avevo comunque il dubbio, dice, ma ci arrivo fino in fondo con sta gomma? Infatti, tutto lo stint che ho fatto con la rossa, ho pensato di più a gestirla, perché comunque io avevo già fatto la gara in Europe 100% qua in Brasile, e con la rossa avevo fatto appena 28 giri e non me la sentivo di farne di più. Cioè, lì ero già cotto, quindi dico, se, figuriamoci se riesco a farli 35 con la rossa, anche se nuova. Invece sono riuscito a gestire la gomma, infatti per questo motivo non ho cercato di staccarmi, dico, vediamo, mi stacco dal gruppo solo se ci riesco, se non ci riesco nada. Non ci sono riuscito perché realmente appunto dovevo gestire la gomma. E poi niente, quando ho visto comunque che Mauro si era ritirato, ho detto che adesso pensiamo solo ai costruttori definitivamente. Quindi diciamo che ci ho provato fino all'ultimo a prendermi questa vittoria. Purtroppo ho perso anche un po' con la Virtual perché ho fatto alzare troppo il delta, la Virtual invece è finita un po' pristino. Comunque mi aspettavo che finisse più tardi, invece è finita abbastanza presto. Per quanto mi riguarda, lì ho perso la posizione perché evidentemente non sono stato abbastanza lucido là con il Delta. Poi vabbè, alla fine c'è stato il duello, anche gli ultimi giri che è stato abbastanza rusticano, ma comunque sì, siamo arrivati diverse volte al contatto, siamo andato in curva 1, poi lo devo riguardare meglio, però in generale comunque sono comunque molto contento del secondo posto, perché a prescindere mondiale o non mondiale, perché comunque partivo dal fondo, quindi in generale è comunque un ottimo risultato per i costruttori, ecco, visto che adesso ce lo giocheremo tutto ad Abu Dhabi. Molto bene, grazie Drago, ritorneremo da te poi dopo le domande al terzo classificato Birillo, ottima prova soprattutto anche in vista del sopracitato Mondiale Costruttori, buona gara, avete fatto la selezione poi nel secondo stint voi tre, quindi complimenti anche a te e come arrivate ad Abu Dhabi. E per quanto riguarda la gara, in qualifica, a un certo punto dovevo fare un altro tentativo, però ero 2 secondi, avevo un range di 2 secondi tra fare il tentativo e non farlo, allora ho preferito dare la scia al mio compagno e alla fine lui ha fatto la pole, quindi molto buono. Poi vabbè, è una gara molto difficile, molto 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 bella, molto divertente, ma molto difficile perché ho dovuto fare dei sorpassi a curva 1 molto difficili, gestione della benzina, dell'hertz, della strategia di gara più che altro. Quando abbiamo visto Drago con le rosse, ha avuto la fortuna della safety car. Io non capisco, sono sempre dell'idea che i sostituti, vabbè. Quindi ha avuto la fortuna della safety car. Siamo stati lì con le rosse. Abbiamo detto o lo passiamo subito e ci teniamo dietro, oppure è impossibile. E dobbiamo aspettare il calo che è nel finale. Siamo riusciti a reggere. Abbiamo fatto i primi 10 giri con le gialle. Penso che abbiamo fatto un passo da alieni, io e Dado, perché veramente stare attaccati era impossibile. E poi vabbè, nel finale semplicemente lo dico proprio apertamente, ho fatto lo stronzo. Ho fatto gli ultimi 10 giri a buttarmi in ogni curva per semplicemente fargli perdere tempo. Infatti nell'ultimo giro Drago ha perso tempo perché mi sono buttato in tutte le curve che potevano esserci per fargli perdere tempo e non fargli attaccare Dado. Infatti ho preso gli ultimi 3 secondi lì, ma nel momento in cui ho preso i 3 secondi, gioco ridicolo perché ero sulla linea. Ho detto ok, io adesso devo dare fastidio a Drago e l'ho giocata così. Sono contento per i costruttori, nel senso che dopo 20 gare, in realtà ne ho finite 15, però dopo 15 gare, sai, se ti giochi qualcosa, non dico che dobbiamo vincerlo per forza, però almeno giocarcelo. Non, tra virgolette, perderlo perché ci saltiamo le gare oppure perché ci ritiriamo noi perché siamo così. Quindi niente, sarà divertente giocarcelo ad Abu Dhabi e l'unica cosa che non mi è piaciuto è il fatto che Mauro si è ritirato. Sinceramente, boh, finisce la gara. Cioè,
non so cosa gli è successo, però sì. Dal mio punto di vista, quando ho visto Mauro ritirato, ho detto Drago ha vinto il campionato. Sono uno che di campionati ne ha vinti, vincere perché si ritira l'avversario, lui alla fine che cazzo gliene frega di correre, poi ha vinto. Cioè, non lo so, poi vabbè, punti di vista. Molto bene, molto bene. Torno un attimo da Dado, oltre al campionato costruttori ovviamente ancora aperto, avete dato tutti e due uno strappone per le finals anche alla luce del risultato che ha fatto Flaminio, quindi ecco, a te non l'avevamo ancora fatta la domanda, come arriveresti alle finals, ecco? Sicuramente con molta voglia in più rispetto a tipo dopo gennaio di giocare e niente, provare a fare il meglio possibile. Molto bene, molto bene. Drago, parlavamo prima con Ernesto e con Raffaele, ci sei sembrato, hai fatto uno step in più mentale dopo Singapore, è incredibile. Io ho ancora in mente la gara magistrale che hai fatto in Russia con la rotta. Cosa è scattato in te dopo quella gara, dopo quell'errore grossolano che avevi fatto a Singapore? Ma hai detto tu stesso, cioè quell'errore di Singapore mi ha fatto capire, dice ok, da qui in poi gli errori non sono più ammessi, perché se ci dobbiamo vincere il titolo, il mondiale si vince, i mondiali si vincono con la testa, cioè non si vincono andando solo forte, facendo giri veloci e cose, si vincono con la testa. Penso che lo stesso che ha vinto questo campionato in passato lo sa bene, quindi da quel momento mi sono capito che non dovevo solo andare forte, comunque già andavo abbastanza, ma cercare di gestire meglio le pressioni, capire quando nelle gare arrivava il momento di attaccare, di spingere. Infatti diciamo che la gara si è basata, anche oggi si è basata su questo. Poi ci sono state ovviamente altre gare come Sochi, dove lì pure ho fatto un errore, perché vabbè, la rotta al primo giro è stato un errore mio, quindi anche lì pure c'è stato un errore, però poi mi sono adattato, sempre a livello mentale sono riuscito a gestire poi bene la situazione. A Suzuka, per esempio, lì ho cercato di fare diciamo più forte, ho guadagnato tanto nella fase di pit stop, comunque con le persone che non dovevano ancora fermarsi, e lì la testa è servita anche in quel momento. Quindi diciamo anche in Messico stesso, comunque durante quel giro in più che feci per come overcut poi su Mauro e qualcun altro, forse una Red Bull, non ricordo adesso chi, diciamo tutto è stato sicuramente figlio di quell'errore a Singapore, ecco. Quindi diciamo che quell'esperienza, per quanti punti mi ha fatto perdere, è stata comunque utilissima, ecco. Molto bene, grazie Drago. A questo punto una domanda per Drago. Sì, Simone, sì. Simone, non so se ti ricordi all'inizio dell'anno quando ci trovavamo nei party post gara e dicevamo del famoso viaggio a Lourdes. Se ti ricordi. È vero. Allora, io dico che hai sempre saputo di essere veloce, ma dopo l'inizio del campionato che non era andato benissimo, ti saresti mai aspettato di arrivare a vincere la Pro? No, alla penultima proprio no, cioè già a prescindere già non me lo sarei mai aspettato, l'ho detto pure prima, non me lo sarei mai aspettato, perché sapevo di avere magari la velocità, ma mi poteva mancare tutto il resto. Infatti durante l'anno io comunque ho fatto tanti errori, abbiamo detto Singapore, non abbiamo parlato per esempio di Baku, Monte Carlo, Vietnam, ma comunque gli errori ne ho fatti tantissimi. Poi però diciamo appunto dopo Singapore l'ho detto, è scattato quella scintilla che diciamo mi ha fatto capire, dice ok, non devi sbagliare più, se no non si fa nulla. Poi vabbè, io ti ho paragonato a Rayman
del 2018 dopo la squalifica a Monte Carlo. E lui fece lo step mentale per dire sì, ok, sono veloce, però devo essere più pulito. E da allora lui ogni volta che aveva il dubbio che tagliasse, alzava il piede, anche se era un metro dentro la pista. Sì, diciamo, il tipo di scatto che ho avuto mentale è sempre tipo quello. Poi comunque tenevo a precisare che io ho vinto il mondiale qui in Brasile. Io proprio feci il mio debutto un anno fa proprio qua in Brasile con la gara di F2 e poi Open, sì. Proprio feci le gare proprio qui, quindi diciamo che ha un doppio significato per me aver vinto qua Interlagos, quindi ci sta alla grande, diciamo. Raffaele l'ha ricordato il tuo esordio. Ah. Molto bene, se non ci sono altre domande, Raffa, se vuoi fare qualche domanda? No, tutto nella norma, tutto regolare, bravi tutti. Molto bene, allora andiamo in conclusione. Io ringrazio Dado Izzi, grazie Dado, potete andare in party dal buon Andre. Se vuoi annunciarlo. Se vuoi. Mannaggia, ma lei mi rovina i tempi, anche lei, su via. Va bene, allora diciamolo adesso. Il driver of the day lo vince con il 63% dei voti il buon Drago Lievitato 97, quindi oltre ad aver vinto il campionato piloti vince anche questo titolo iconico del Driver of the Day, quindi complimenti Drago. Grazie a voi e anche grazie, puoi andare anche tu con col party post gara, quindi complimenti ancora e grazie mille. Grazie a voi, buonanotte. E grazie anche al buon Birillo, anche tu come i tuoi colleghi puoi andare dal buon Andrea Badolato che vi aspetta a braccia aperte. Grazie mille ragazzi, buonanotte. A te. Quindi con questo siamo definitivamente in conclusione, non prima di ricordarvi ancora una volta che ci sono ancora due appuntamenti settimanali con i campionati di Formula Italian Team, sempre sul teatro di Interlagos. Ci sarà giovedì la Master League, distanza di gara al 100%, ovviamente il titolo piloti già assegnato al buon Smokeman, e in il venerdì l'ultima gara della settimana sempre su Interlagos vedremo di scena la Prime League, anche lì il campionato piloti già assegnato con Pozzuluca trionfante in Messico. Quindi io ringrazio ovviamente chi è stato con me questa sera, ringraziamo il buon Andrea che è già andato in party post gara, ringraziamo il buon Ernesto per avermi supportato al commento, grazie Ernesto. Grazie a te Andrea, buonanotte a tutti. E grazie anche a Raffaele per i più Hiroshi, per la regia, sempre impeccabile, grazie Raffa. A te, a tutti quanti, buonanotte a tutta la chat. Buonanotte a tutta la chat e questa volta lo dico, a nanna presto, solo se fit non è in live, ciao a tutti!